Oggi è venerdì, Vet Pet and Food, la nostra sigla, la medicina veterinaria che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali e seleziona il meglio per la loro nutrizione, con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, dell'Ordine dei Medici Veterinari e di Baselge, Farmacia Veterinaria e Zootecnica. Oggi il cane ed il gatto, che sono gli animali domestici più amati da noi in tutto il mondo, insomma, e le loro preferenze, chi più con la donna, con la padrona donna, e chi più con il padrone uomo. Con noi Domenico Carratù, il nostro medico veterinario comportamentalista, benvenuto Mimmo, e nonché consulente di Baselice Farmacia Veterinaria. È un tema che sta avvincendo scienziati comportamentalisti di tutto il mondo, in particolare l'Università di Vienna e in particolare al Waltham Center di Leicester in Inghilterra, che studia la interazione tra animale ed umano. E da questo studio, attenzione, che ha interessato 41 famiglie, ovviamente con animali in casa, è emerso che i gatti si rivolgono più spesso alle donne ed avviano con loro contatti più frequenti, come salti in grembo, più di quanto non facciano con i proprietari maschi. Cosa significa? Che i gatti, secondo lo studio, ricordano le gentilezze e le restituiscono. Questa è una ipotesi. Che i gatti cercano una figura materna? Oppure che cosa significa? Che li gratifica molto le donne, che mentre i cani cercano più il padrone? O il che gratifica gli uomini? Insomma, secondo lei qual è, dov'è un po' la risposta? Diciamo che, come sempre, io la risposta trae le sue radici dalle basi neuroendocrine. Diciamo che l'uomo e la donna, il maschio e la femmina, si dividono soprattutto per un assetto ormonale. L'uomo, il maschio, è dominato come ormone principale dal testosterone, la femmina dall'estrogeno, e quindi diciamo che già come tipo di approccio, di schema, l'uomo ha un approccio più esuberante, il maschio in genere, un approccio più esuberante, diciamo meno cognitivo, più diretto, se vogliamo anche più genuino, più spavaldo. Sì, secondo lei dipende anche più dalla voce, che è più morbida, non so, più sì, soft. Dalla voce, che vedi, anche la voce però dipende, sì, somiglia a quella del gatto. Sì, diciamo che c'è una maggiore affinità anche sulla comunicazione neuroendocrina, perché diciamo la femmina, la donna, è più cognitiva, più riflessiva. Il gatto, anche perché nel genere gatto, il maschio diciamo che non esiste, perché sì, il gatto in casa viene sempre castrato, quindi sì, diciamo che il gatto è un genere neutro, che però come comportamenti va più verso il femminile. Cioè io dico sempre, la femmina in tutte le specie mediamente più cognitiva, cioè arriva all'obiettivo con il processo più cognitivo dell'intelligenza, che non con la forza, con l'istinto più tipica del governo del testosterone del maschio. Per sì, cui anche le affinità del gatto, che diciamo come genere, soprattutto del gatto domestico che vive in casa, è un neutro femminile, trova più affinità con la donna, perché c'è una comunicazione più mentale, cerebrale, sì, e sì, poi appunto dolce, che poi si traduce in quello che sì, dice anche lo studio. Sì. Ok, però ci sono delle basi scientifiche proprio di meccanismi neuroendocrini, sì, sì, che sono la base poi di tutti i comportamenti. Ecco, il Waltham Institute Center parla anche di tatto, anche il tatto che potrebbe essere il tocco, insomma, femminile, sì, le mani morbide, le carezze delicate. Perfetto, quando io parlo di approccio condivisivo, il gatto sta con il partner umano, femmino, comunque sia, solo se c'è un sentimento, in quel momento un sentimento positivo, si condividono solo i momenti positivi. Se un momento il gatto non è positivo, si allontana dal partner. Quindi la positività è data da dei messaggi di comfort, che per il gatto sono sicuramente dati più dalla donna, che è meno irruente, è più dolce. Sì, il cane invece vive più un'affiliazione di tipo non condivisiva, cioè sto con te solo quando mi sta bene, ma di tipo affiliativa cooperativa. Quindi preferisce più quel comportamento schietto, esuberante, sì, meno cognitivo, più fisico se vogliamo, con meno retropensiero, che è quello tipico del maschio, diciamo dell'uomo, sì, e che spiega forse anche l'affiliazione maggiore del cane con l'uomo e del gatto con la donna. Sì, okay? Sì, e quindi abbiamo detto... Abbiamo parlato della voce femminile, che è più acuta, è più suadente, è più attraente per il gatto. Più attraente, abbiamo parlato del tatto, ma anche, non dimentichiamo, il Waltham Center ipotizza anche il cibo, perché le donne
come dire, le padrone donne sanno nutrire i loro animali, li nutrono, ma gli danno anche la pappa. Certamente, perché diciamo che la donna è molto bisognosa di approcciarsi con il cosiddetto approccio epimeletico, cioè di dare cure, accudimento prossimale. E il primo accudimento che si dà al piccolo, al cucciolo, è quello proprio del cibo. Per cui sicuramente la sfera epimeletica è molto più coltivata dalla donna rispetto all'uomo. Il gatto che maggiormente, diciamo, apprezza queste attenzioni di cure prossimali perpetuate, allora è più sensibile all'azione della donna. Sì, sì. Il cane invece, che è più cooperativo, diciamo, è più sensibile all'azione dell'uomo, che è più tendente con cui è più tendente a cooperare, sì, e non a ricevere cure. Io dico sempre, è come il ragazzo che fino a quando ha bisogno, diciamo, di cure affettive, di legami stretti, si rivolge alla madre, però poi nella fase adolescenziale, anche come modello di riferimento, si rivolge al padre. Cambia proprio l'assetto. Il gatto, in effetti, più del cane, rimane un eterno cucciolo da accudire nei momenti in cui il gatto vuole essere accudito, perché sì. Ritorniamo sempre a quella massima che dicevamo l'altra volta, cioè che il gatto è un convivente, quindi condivide con te momenti belli, ma al momento giusto, se decide che non ci sono più momenti belli, ti manda a quel paese. Il cane è cooperativo, affiliativo, cioè condivide con te momenti belli e momenti brutti, diciamo, è proprio un approccio che poi un po', io dico sempre, il fatto della femmina, della donna che coalizza più e empatizza di più col gatto, è proprio il fatto del retropensiero, dell'arrivare con anche artifici mentali a degli obiettivi. Ecco, il cane, ecco, fin qui abbiamo visto un po' il gatto. Il gatto, certo. Il gatto che abbiamo visto che prediligerebbe le padrone donne. Il cane invece è un animale che sembra cercare meno coccole del gatto. Ecco, secondo lei è giusto che questa interazione sia un po' legata al gioco, al cibo, a fare le cose insieme, che spesso il cane fa col padrone? Sì. Perché il cane ha bisogno di un modello cooperativo, altrimenti deriva mentalmente. Io mi occupo più social il cane. Sì, il cane è una specie sociale, è aggregativo e cooperativo. Il gatto non è una specie altamente sociale, è più indipendente, ha capacità autoludiche, cioè si sa divertire da solo, non ha bisogno di una figura di riferimento accreditata. Il cane, senza una figura di riferimento, senza lo schema cooperativo, il fare insieme, deriva mentalmente. Il gatto no, perché vive il suo piccolo mondo, come abbiamo sempre detto. E allora questo schema cooperativo, siccome il cane, diciamo, come comportamento è più maschile, anche perché non c'è quella pratica di default di castrare i cani maschi, tra l'altro, ma proprio come comportamento il cane è più diretto, è più esuberante, è più istintivo, è più del qui ed ora. No, leggermente più incosciente. Il gatto invece è più riflessivo, è più diciamo, legato ai suoi interessi. Il cane invece è più immediato e quindi rispecchia forse un po' più la sfera maschile come comportamenti, quindi a volte nei comportamenti negativi, perché un maschio di cane non castrato, non ben educato, può arrivare a delle esuberanze tipiche del maschio poco cognitivo, che possono essere indesiderabili. Attenzione. Sì. E poi c'è da dire, ecco, abbiamo accertato che il cane è più social del gatto, in comune con l'uomo, col padrone uomo, ha l'aria aperta, non so, le uscite insieme, l'attività fisica, sì, tutto. Io dico sempre, quando mi chiedono, ma io sono in grado di, posso adottare un cane, io dico sempre, dipende da che schema cooperativo gli puoi offrire. Ecco, qui vediamo per esempio un cane che gioca col padrone, che gli butta, gli lancia in acqua, io l'oggetto lo in acqua. Questa è un'attività cooperativa di alto livello. Sì. Allora, tu a un cane, facendogli fare queste attività, tra l'altro, il cane cooperando con te ti dà sempre più credito e quindi poi non c'è neanche tanto bisogno di rivolgersi ad addestratori per recuperare comportamenti indesiderati, perché più il cane ti dà credito, più si realizza nelle sue doti innate e più è naturalmente educato, diciamo. Il gatto, col gatto tu non è che ti manda a fare passeggiata, il gatto vive un suo microcosmo che tu puoi condividere determinati spicci e beneficiare di questa relazione che è più empatica che fisica. Sì, quindi il cane, abbiamo capito, insomma, abbiamo
più o meno siamo in linea con questa ricerca fatta dagli inglesi. Ma in linea, sì, però diciamo che a questa ricerca ci sono proprio, come ho detto, proprio delle basi scientifiche, come di assetti biochimici, neuroendocrini, biomolecolari. Sì. Un'altra cosa importante, che proprio questo mi dà l'occasione di dire, è che molto probabilmente chi può prendere o può vivere una vita ideale con un gatto d'appartamento, dunque castrato, sterilizzato, non lo può con un cane, nel senso che se tu col cane non hai i tempi adatti, soprattutto nella fase del cuccio dove ha bisogno di molte attenzioni, non hai i tempi adatti, tu non puoi prendere un cane, perché il cane non può vivere uno schema che invece può vivere tranquillamente un gatto. E questo è importante saperlo anche prima di un'adozione, sì. Cioè prima che nella famiglia si voglia introdurre un essere vivente che possa apportare una maggiore armonia, un maggiore livello relazionale nel gruppo. E quindi ripetiamo sempre un concetto che diciamo spesso: mai trattare un animale, quindi mai pensare di adottare un animale come un oggetto. Né come un soprammobile, né come un'estensione di se stessi, né come una pallina antistress. Ma come? L'animale è un essere senziente. Un essere senziente. Sì, sì. Con cui ci si può relazionare in maniera positiva ed empatica. E bisogna dire anche, bisogna elogiare l'iniziativa della Lega del Cane del Canile Municipale di Salerno, ma anche di quelli di Nocera Inferiore, quello diretto dalla signora... Ce ne sono su tutti i territori nazionali. Dalla signora Gianna Senatore, che hanno preso questa iniziativa, si mettono le casacche, queste signore, e scendono in strada con i cani e fanno adottare i cani dalla gente che passa per le strade. Forse è più semplice, più rapido. Allora, diciamo che qua bisogna essere chiari, diciamo, queste proposte di adozione sono importanti almeno per sensibilizzare le persone che quando devi prendere un cane, prima di andare a pensare all'allevamento, al negozio, cose orribili, pensa a un'adozione. Io penso che questo, quindi, anche questa sensibilizzazione che si fa nelle manifestazioni per l'adozione è importante. E poi io dico sempre, però, in questa fase, e qui anche gli amici che si occupano di volontariato devono essere chiari, che il cane di canile o randaggio che viene recuperato ha bisogno del preaffido, cioè la verifica della compatibilità nel gruppo familiare. Nella famiglia, ma questo tra l'altro è anche un valore aggiunto che tu non hai nel cane del negozio, che tu là te lo devi comprare. Col cane tu hai anche la possibilità di verificare le compatibilità, ma per il bene della famiglia e anche del cane. Bene, noi andiamo verso le conclusioni vedendo un filmato finale di una cosa che commenta lo stesso dottor Carraduto. Sì. Qui vediamo una cagnetta. Una cagnetta, Funzinella, che è una mia cagnetta, diciamo, del mio staff. Che c'è un gattino. Un gattino che è stato piccolo, abbandonato, senza la madre, con bisogno di latte. E dopo un po' di, diciamo... Lo prende con grande cautela. Con grande delicatezza. E se lo porta nel giaciglio dove lei ha due cuccioli della Questa sua specie. Queste sono immagini che ha girato lei. Tre giorni fa. E in effetti c'è stata un'adozione interspecifica. Questo si chiama accudimento prossimale, dove lei ha accettato questo cucciolo di gatto che ha bisogno di cure, che mette nella cuccia con i cuccioli di cane e lei e addirittura lo inizia ad allattare e quindi si propone come balia. E questo è bello perché ti fa capire come, diciamo, l'approccio e la relazione, l'accettazione del diverso da noi, anche la natura ci insegna che può essere possibile. Ciò non vuol dire che un comportamento diverso era da stigmatizzare, perché una madre tutela prima la propria specie, prima delle altre. Poteva essere anche un comportamento normale che lei avesse addirittura divorato quel cucciolo. Però questo ti dimostra anche come in certe situazioni anche la natura ci insegna che certi tipi di legami sono possibili. Ci sono anche educative per noi umani, insomma, ci insegnano anche a pensare, a riflettere, a vedere come gli animali in fondo non sono diversi da noi, anzi in certi casi sono migliori. Certo, si propongono come modelli di riferimento.